Se hai un'auto diesel moderna, prima o poi sentirai parlare del FAP, il famoso sistema antinquinamento che, come un tappo, intasa le moderne auto diesel. Purtroppo, negli ultimi anni, persone che percorrono pochi chilometri all'anno acquistano auto diesel. Questo è un problema, perché l'auto diesel moderna è adatta a chi percorre molta strada, strade statali, autostrade. Ma non è adatta a chi fa pochi chilometri, pochi tratti o magari che cammina in città, perché in questo modo si va incontro ad intasare il FAP. Per chi non lo sapesse, il FAP è un filtro antiparticolato che troviamo nelle auto a gasolio dal 2007-2008 in poi, insomma, dagli Euro 4, e che ha il compito di trattare i gas di scarico, intrappolare le microparticelle PM10 e bruciarle, riducendo le dimensioni, per poi scaricarle nell'aria, anche se poi si è scoperto che alla fine la riduzione di queste particelle è ancora più pericolosa, perché prima le particelle arrivavano nella parte alta del sistema respiratorio e adesso, essendo più piccole, si infilano direttamente all'interno dei polmoni. Ma questo è un altro discorso. Per chi non mi crede può andare ad informarsi, ma ritorniamo al FAP. Le case automobilistiche, per non far intasare il FAP, hanno programmato all'interno delle centraline dell'auto la rigenerazione automatica che avviene ogni 400-500 km circa in base alla quantità di particolato presente nel filtro, e quando avviene in alcune auto si accende una spia, in altre ad esempio come la mia non si accende nulla, in altre ancora ad esempio come nelle auto con motore multijet si accende lampeggiando, e ripeto lampeggiando e non in maniera fissa, la spia delle candelette. In quel caso significa che il filtro è intasato e magari avete interrotto la rigenerazione, che può ripetersi con un ciclo massimo fino a 3 volte, anche se non è proprio fino a 3 volte, è così che dicono le case automobilistiche, ma è anche di più. Quindi durante la rigenerazione è importante non spegnere l'auto, ma chi non ha la spia come me, come fa a capire se l'auto sta facendo la rigenerazione? Beh, ci sono dei piccoli indizi, ad esempio, se abbiamo l'auto ferma, al minimo la troverete con un po' di giri un po' più alti, magari sentirete come se fosse leggermente accelerata, oppure sentirete accendere la ventola, non al massimo, ma la sentirete che gira, e inoltre sentirete un forte, un cattivo odore che è meglio non respirare. In presenza di questi indizi non bisogna assolutamente spegnere l'auto, perché dopo 3 o 4 tentativi, magari anche qualcuno in più, la centralina va in protezione e bisogna andare in un'officina facendo poi la rigenerazione forzata. È sempre meglio evitare l'intasamento del FAP perché può causare vari problemi ai componenti dell'auto, problemi agli iniettori, alla turbina, all'olio motore e compagnia bella. Inoltre, quando il filtro è intasato, sentirete l'auto depotenziata, sembra quasi ingolfata, giusto per capirci. E quindi, se avete l'impressione che il FAP sia intasato, prima di andare in officina, provate questo procedimento. Ma prima di continuare, non dimenticatevi di iscrivervi per supportare il canale e per non perdervi il prossimo video. Prima di recarvi in officina, vi consiglio questo procedimento. Provateci, tanto non vi costa nulla. Andate su una strada libera, non so, una strada statale o in autostrada, e cercate di percorrere 10 o 15 km, se potete anche 20, con una velocità costante dai 75 agli 85 km orari. E tenete d'occhio anche il contagiri, che deve stare tra i 2000 e i 3000 giri in quarta marcia, sempre costanti, senza accelerare o decelerare. E se per caso non va, potete provare anche con la terza, però provate sempre prima con la quarta. Se il risultato andrà a buon fine, non cantate vittoria, perché dopo qualche mese si ripresenta il problema, visto che non si tratta di uno svuotamento completo. Qualche consiglio che voglio darvi: attenti, vi ripeto, attenti a non interrompere la rigenerazione. Inoltre è importante cambiare l'olio ogni 10.000 km, perché purtroppo tutto questo sistema va a dare fastidio anche all'olio, che perde la sua capacità. Non ascoltate le case automobilistiche, perché l'olio perde la sua capacità, quindi cambiatelo ogni 10.000 km. Un altro consiglio, magari per chi non ha la spia e vuole stare più tranquillo, esistono delle app che attraverso l'OBD è possibile controllare lo stato della gestione e della rigenerazione del FAP.
mi sono messo dentro perché fuori era buio. Sicuramente verranno sotto al video a commentare persone che diranno: ma rimuovete tutto, io l'ho tolto, la macchina consuma meno, va meglio. È vero, senza quel tappo che intasa l'auto, l'auto va meglio, consuma meno e il motore vi dura il doppio. Però purtroppo, ragazzi, è fuori legge, non si può fare e soprattutto non passa la revisione, soprattutto con le nuove norme, nemmeno attraverso il software, perché poi il sistema si intasa lo stesso. E prima di chiudere voglio fare un complimento alle case automobilistiche coreane, alla Kia e alla Hyundai, che hanno sviluppato un sistema antinquinamento migliore, perché quelle auto non danno questi problemi in confronto alle auto europee. Per questo video è tutto, fatemi sapere un po' nei commenti il vostro pensiero, la vostra esperienza al riguardo e mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti non dimenticate di farlo per non perdervi il prossimo video. E non dimenticate di lasciare un bel like, non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!